Non è ancora chiaro se l'obiettivo fosse proprio lui, ma una cosa è certa. Ieri sera davanti all'Hollywood Caffè in via Botteghelli a San Giorgio a Cremano c'era Salvatore Mazzarella, figlio del boss Renato, al vertice di uno dei clan più potenti del capoluogo campano. Due persone con caschi integrali sono arrivate a bordo di una potente moto, sono piombate davanti al bar. Il passeggero è sceso e ha iniziato a sparare verso un gruppetto al centro del quale c'era il figlio del boss. I colpi non sono andati a segno per la prontezza delle vittime che si sono lanciate al suolo scappando all'interno dell'esercizio commerciale. Alcuni proiettili hanno infranto una vetrina che ha ferito alla testa uno dei presenti. I medici del pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare gli hanno dovuto applicare 7 punti di sutura. Un raid in stile Gomorra che avrebbe potuto provocare una strage. A terra la polizia scientifica ha trovato 7 bossole e frammenti di ogiva calibro 9x21. Altri proiettili si sono confiscati dentro una Smart parcheggiata all'esterno. Il cliente è ferito a piccole lacerazioni anche al collo, giudicate guaribili in una decina di giorni. Le indagini della polizia sono in corso per definire i contorni dell'agguato.